Pier Fortunato Zanfretta alla UFO Convention 2023 organizzata da Spazio Tesla nel comune di Torriglia. Allora, Pier Fortunato, ti chiamerò Piero, va bene? Sì, sì, perfetto, perfetto. Bene, allora grazie per aver accettato di insomma questa possibilità di poterti fare qualche domanda. Io sono molto appassionato della tua storia e devo dire che è una storia che è andata avanti per tanti anni. E 44. 44 anni e il ricordo è sempre molto nitido. Sì, assolutamente. È una battaglia già persa dall'inizio, perché uno può dire quello che vuole, che gli è successo, poi comunque vivi in mezzo a persone che sono come San Tommaso, no? Se non ci dai una facciata non ci credi. Questo non vuol dire che è inutile. Chi porta avanti 44 anni le sue disgrazie? Uno potrebbe dire, dopo un anno che ha detto magari una balla, quello che è, poi la cosa finisce lì. Io ho continuato ad andare avanti e sono sempre... Io so che loro ci sono, non è che non lo so, perché in un modo o nell'altro li incontro... Adesso sono quasi un mese e mezzo che non mi fanno entrare nel portale. C'è un motivo valido, chiaramente, però dal 2021 arrivare a oggi mi hanno fatto vedere cose che dal 78 arrivare al 2019 non ho mai visto. Bene, ma questo contatto, diciamo, costante, poi avviene, diciamo, volta per volta c'è un appuntamento, oppure tu senti qualche cosa per cui devi recarti? No, la mia regola è che ogni 15 giorni io entro nel portale, viene una specie di sfera luminosa, mi fa capire che posso andare, e lì dove lavoro io c'è un silos e si apre lì il portale. E niente, vado, entro nel portale, c'è il corridoio, poi c'è la grande sala, sì, dove al centro c'è questa scatola sopra un'enorme pietra, che io devo entrare, la metto la mano sopra, la scatola si apre automaticamente, dentro c'è una sfera di vita con una piramide che gira in tutti i sensi, da scariche elettriche, finché poi il liquido che c'è a metà blu diventa sempre più chiaro, poi si assesta, diciamo. Poi appoggio la testa e questa cosa qua la vedranno anche loro sicuramente, queste riprese le vedono, perché è così, e scarico 15 giorni, un mese di dati a secondo. Sì. E riesco a vedere 15 giorni o un mese in 2 ore, come quando io entro nel loro portale, sto via, io ho l'orologio, lo guardo sempre, sto 4, 5 ore, 6 ore con loro, quando esco automaticamente torno indietro da solo, sono passati 10 minuti. Però la percezione del tempo all'interno di questa esperienza comunque... 2 ore durano 2 ore. No, durano, sì, assolutamente, 2, 4. Però poi è come se si resettasse tutto. Sì, quando io esco fuori, perché poi io mi porto sempre il mio telefonino di lavoro, quindi se mi chiamano, io loro lo sanno, se mi chiamano devo assolutamente uscire. Però neanche fossero loro che non lo fanno in modo che non suoni, diciamo. Però va bene, ho fatto delle belle esperienze, le sto facendo ancora adesso, tante belle esperienze. E che so che a presto decideranno di farsi vedere. Allora, ho avuto dei problemi ultimamente perché il loro grande capo è morto. Poverino, è durato solo 3.000 anni, solo confronto a noi. La vita longeva. Sì, sì, perché loro vivono 6.000, gli altri personaggi di Dargos, diciamo. E da quando è morto lui ci sono... Penso che sia il problema, come quando uno del nostro stato, il precedente cambia, devono metterne un altro, ci vuole il suo tempo, no? Quindi, certo. Questi Dargos sono gli stessi della prima esperienza, sì, del 78? No, non sono mai cambiati, assolutamente. Perché tu prima mi dicevi che i grigi invece hanno a che fare comunque con loro. Dentro un po', io sono entrato in un portale dove, allora, sono in totale erano 40 portali, ne ho visti finora 23. C'è tutto marcato, perché io comunque marco tutto su un libro, con i disegni, con i ricordi che ho, tutte quelle cose particolari. E niente, in un portale mi sono ritrovato in un deserto, le dune, tutto qua, non c'è da andare, ho fatto a piedi queste dune, un caldo dall'accidenti, ho visto 3 piramidi in costruzione e c'era un'enorme astronave, che sono le loro astronave, grandissime sono, e vedevo... i grigi che usavano una specie di laser per tagliare le pietre, sì. Questa astronave poi con 4 braccia prendeva le pietre e cominciava la costruzione. E in mezzo a loro c'erano anche
persone dell'epoca, schiavi, insomma. Ho capito. E ogni volta quindi tu riesci a vedere un qualcosa di diverso, perché... Sì, assolutamente. Per me sono delle novità. Certo. Le volte che mi dico, ma... perché fateli vedere le persone che nel campo fanno il loro lavoro. Io poi, sai, più che in quel posto lì, ci sono andato la seconda volta, sempre lo stesso, perché io poi sono curioso, no? Vado a vedermi, sono avvicinato un po' di più, in un certo momento uno dei schiavi sì. ha cominciato a fare... parlava la sua lingua e come se mi avesse visto, sì. perché avevo gli occhiali, quelli con lo specchio, quindi probabilmente è partito un raggio di luce dal sole. Un riflesso. Sono dovuto scappare, perché poi comunque li ho messi in allarme, poi sono rientrato nel portale, va bene... Ma non è la prima volta, non sarà la seconda. Io quando vado in un portale chiedo sempre di ritornarci, perché voglio capire, non mi basta vedere. Ma questa missione è da parte loro, c'è poi una voglia di voler anche far trapelare delle notizie? Cioè, ti utilizzano anche un po' come ambasciatore, oppure è soltanto un rapporto chiuso tra te e loro? No, io credo come ambasciatore ormai, dopo 44 anni, devo essere per forza quello. Io l'unica cosa che gli ho chiesto a loro, per cortesia, non fatemi brutti, fate in modo, a me mi basta che entrate nelle televisioni, vi fate vedere, io poi il primo che mi parla di Marciano lo uccido, non mi interessa. Me l'hanno promesso, speriamo che si sbrighino, perché gli ho detto guardate che per voi non ci vuole altri 10.000 anni per andare, ma a me sai c'ho 70, sono partito da 27, quindi non è che vai lontano. Quindi diciamo che ci arriverà questo momento abbastanza nel breve termine. Allora, mi racconto una piccola storia rapida e veloce, nel 82-83, quando io lavoravo, mi hanno tolto dalla zona, mi hanno messo nella sala operativa della Val Bisagna. Una notte mi sono alzato come fossi un robot, ho preso la macchina e sono andato su da, come si chiama, Sant'Alberto, cioè il cimitero, ed ero seguito da 5 macchine della polizia, 5 dei carabinieri, 5 della finanza e 5 dei vigili urbani e 5 dei pompieri. Mi hanno seguito, io sono andato nel cimitero di Sant'Alberto, sono arrivato lì, ho posteggiato, ho aspettato. Lì ci sono due enormi pini, ma è la parola enormi. Si sono messi tutti lì sotto, in silenzio, e hanno cominciato a riprendere. All'epoca c'era la Super 8, no? Sì. Quindi, niente, poi hanno visto che è arrivata questa cosa astronave, che è sceso, un raggio triangolare. Due di loro sono scesi, mi hanno preso e mi hanno portato su. Per 2 ore non mi hanno più visto, dopo 2 ore è sceso di nuovo il raggio, mi hanno portato giù, io sono andato in macchina e sono partito, sono ritornato verso il centro. Loro non sono riusciti a far partire le macchine. Uno di loro poi ha detto che quando io ero quasi in centro è arrivata una luce rossa e ha passato sopra tutte le macchine sono partite automaticamente. E questa storia risale a che periodo esattamente? Gli anni 80. Gli anni 80. Però aspetta, non ho finito. Dopo qualche giorno mi chiama all'epoca il questore di Genova, sapete sono Piero, il dottore mi ci fa, dovreste venire in questura alle 9 del mattino, ti dobbiamo far vedere una cosa. Cioè, ti ho fatto qualcosa, no, vieni, c'hai la macchina giù di sotto che ti aspetta. Sono salito in macchina, siamo andati in questura, al quarto o quinto piano da questura, era pieno di ufficiali di polizia, di carabinieri di polizia, di finanza, insomma, gente di alto livello. Gli ha fatti sedere, mi fa salutato il questore, mi ha fatto sedere, mi ha detto facciamo vedere una cosa. E sono seduto, mi parte la pellicola, all'epoca la Super 8, no? Come si chiama? Super 8? No? Sì, ai tempi c'era, Super 8. Sì. E parto, mi vedo io di schiena, io chiaramente vedo che sono io, non è che non lo vedo, però certe volte è meglio farlo ignori che... la persona perfetta, vedo che scendono questi due esseri che mi portano su, dopo 2 ore di nuovo mi rimettono e vado via. Alla fine mi ha detto, vedi questa cosa, questa pellicola andrà negli Stati Uniti e si vedrà, perché lui stesso mi ha detto guarda, sei l'unica persona che oggi può provare, e infatti ho detto, ma non è che mi lascia a me una piccola pellicola, come ricordo, non ha una figura. Questo è successo negli anni che fuori, io parlo di 2 mesi fa, si sono presentati due persone,
ci siamo trovati in Piazza Martins, dove abito io, e mi hanno chiesto, mi hanno detto, noi veniamo dagli Stati Uniti, non mi ricordo se mi ha detto FBI o qualcos'altro, sinceramente non me lo ricordo, non mi interessa. Ho detto, guarda, parlavano bene l'italiano, comunque. Sì. E la macchina c'era AFI sulla targa, sono riuscito a leggere solo AFI. Mi hanno detto, guarda, sei la persona che purtroppo, non purtroppo, quello che è successo. No, dico, sei la persona che ha avuto questo incontro con tanto di prove. E mi hanno fatto vedere delle foto dove c'è la pellicola, te la ricordi questa pellicola? Ho detto, ah sì che me la ricordo, sì, negli anni 80, bravo. E loro hanno detto che sono l'unica persona, ce ne saranno anche tante altre. E fa no, c'era quello che ha dato una prova, c'è, e non vai lontano. Quindi poi va bene, poi volevano che andasse negli Stati Uniti, volevano, detto, alta. Non sono più il ragazzino di una volta, io non me la sento, va bene così. Poi rimasto, ci sono rimasti male, ma hanno detto non finisce qua. Bene, quindi una storia che continua e che continuerà anche nell'imminente futuro, e chissà che quali altre sorprese riserverà a Piero, che ormai per te non sono più sorprese, perché ormai quello che ti succede te lo aspetti, certo, diciamo. Certo. Però chissà che magari non capiti un qualche cosa che possa anche palesarsi a livello pubblico anche per tutti quanti.